Amici sportivi, buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Sportivamente Parlando, la nostra trasmissione che, come sapete, ormai si occupa di tutto lo sport eh, dilettantistico e anche professionistico, ovviamente, di Siracusa e Provincia. Vi offriamo, ovviamente, un ampio e dettagliato resoconto del fine settimana sportivo e poi ci proiettiamo, eh, come sempre, verso il fine settimana successivo. In questa puntata parleremo di calcio, ma parleremo prima ancora che di calcio di pallavolo femminile, parleremo anche delle attività del CSI e parleremo soprattutto del Siraco, non di rugby, ma Siraco Sub che si è aggiudicata il titolo di campione del mondo di tiro a bersaglio subacqueo. Tra poco ci verranno a trovare gli ospiti della società Siracusana. Bando alle ciance vi presento subito i primi ospiti. Buonasera Elio Laspada, presidente del CSI provinciale. Salve, buonasera a tutti. Alla sua sinistra Paola Gionfrida, dirigente dell'Eurialo di pallavolo femminile. Buonasera. Buonasera. E poi è tornato a trovarci Francesco Arsi, anche lui dirigente dell'Eurialo volley femminile. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, andiamo con ordine, parliamo subito delle attività del CSI che stanno per entrare nel vivo. Tra fine novembre e primi di dicembre cominceranno i primi tornei, c'è tanta carne al fuoco. Eh, ovviamente ci sarà il clou il 6 gennaio con un torneo dedicato alla memoria di Antonio Leone, ex presidente del CSI scomparso da, da poco e prima però di, di parlare dell'appuntamento del 6 gennaio riflettori puntati sui tornei di pallavolo soprattutto pallavolo maschile e femminile ma anche sitting volley misto perché ci sarà una compartecipazione tra diciamo normonotati e persone diversamente abili entriamo però nel merito di questi tornei con appunto il presidente provinciale del CSI allora a fine novembre cominceranno i tornei, mi pare di capire che il primo che partirà sarà quello di pallavolo open maschile e femminile misto. Sì, sicuramente il primo a partire sarà quello e poi di seguito un pochino tutte le attività che noi abbiamo programmato quest'anno. Ormai il centro sportivo a Siracusa è diventato una realtà, un punto fermo per tantissimi sportivi, giovani e meno giovani e quindi sta cercando di dare sempre più spazio a quella che è l'attività eh, attraverso la promozione, così come la intendiamo noi, perché il CSI è un ente di promozione sportiva che è dedito all'educazione dei giovani e i meno giovani, ripeto, attraverso mm -hmm. l'attività ludica. E partiremo appunto a breve con il nostro ricco eh, campionario. Il centro sportivo da qualche anno a questa parte ha anche una sua struttura che è in via Bengasi 3B dove ha un campetto di calcio a 5 e il campetto di beach volley e beach soccer quindi ripartirà a breve perché siamo in rifaricimento del mando, quindi anche questo ci ha fatto perdere un po' di tempo. Quest'anno i nostri campionati sono Pallavolo Open maschile e femminile e misto di Pallavolo. Eh, abbiamo appunto il progetto, come ha detto, detto lei, Pallavolo Giovanile in programma per maggio 2017 che farà da prevista ai campionati giovanili del prossimo anno sportivo progetto sitting volley misto fra normodotati e portatori di handicap, i campionati di calcio a 5 under 10-12 del progetto Sport and Go Polisportivo indetto dal Centro Sportivo Nazionale, i campionati di calcio a 5 categoria ragazzi, allievi, junior e set open, quindi abbiamo un po' tutto lo spettro della, della gamma che si può offrire, eh, campionati di calcio a 7 open, campionato provinciale di tennis tavolo e eh, quest'anno una grande novità il progetto Mountain Bike, il circuito Sicilia Orientale che verrà svolto appunto per tutti i nostri atleti di Mountain Bike che ormai sono tanti e che, hanno, eh, che stanno stazionando tra le fila del CSI per eh, fare questa attività. Ecco, Per quanto riguarda i termini, perché non tutti sono pratici con l'inglese, per esempio il progetto Sitting Volley Misto, cosa vuol dire per la precisione? Sitting Volley sarebbe proprio un sito, stabilire un uh, progetto no? proprio per, per l'integrazione fra normodotati e persone con handicap. Noi abbiamo già, uh, siamo vicini a una, uh, a una società che fa sport. Uh, con i povedenti, con persone cieche, quindi poi abbiamo a livello nazionale la calcio, nazionale di calcio Amputati che disputa campionati in tutto il mondo, quindi rappresenta l'Italia eh, in questo e quindi anche da noi eh, vogliamo fare in via sperimentale questa prova per vedere se riusciamo ad integrare ambe due le, eh, diciamo, le categorie. Eh, mi diceva prima, prima di, che la trasmissione avesse inizio, che tutti i tornei comunque dovranno finire entro aprile perché poi bisognerà comunicare al Comitato regionale i nomi delle squadre vincitrici. Sì, perché i nostri campionati ovviamente non si fermano qui, noi facciamo una fase provinciale che va solitamente da novembre fino a fine aprile massimo perché a maggio ci sono i campionati regionali, quindi le squadre che si classificano a Siracusa. Poi eh, fra le prime vengono inviate al campionato regionale. Dopodiché, se vanno avanti, c'è anche la fase nazionale, quindi abbiamo un bel po' di cammino da fare e le squadre si devono impegnare per arrivare giustamente a, al nazionale, che è quella ambita da tutti. Abbiamo avuto qualche squadra, soprattutto dei piccolini, che è stata anche campione italiana, mm. tipo la San Giovanni Bosco, anche il. Um, eh, quella di Carmelo Currieri per tanti anni è stata anche lei ha rappresentato e ha vinto quindi insomma ne abbiamo di squadre nostre. Ecco, in breve ci vuol dire come nasce quando nasce il CSI a Siracusa e quali sono gli obiettivi che si è prefisso nel tempo? Ma il CSI è legato alla Chiesa, quindi il CSI è, io lo chiamavo con un termine che ormai mi dicono che è antico: le scarpe sportive della Chiesa, perché è nato fra le parrocchie. Un, uh, per organizzare l'attività la, sportiva fra le parrocchie. Infatti anch'io, più di 40 anni fa ormai, cominciai in una parrocchia, Santa Lucia al Sevolcro, con una società sportiva e dove ci riunivamo giovani e eh, ragazzini ragazzi e ragazze per fare attività sportiva, quindi partite di pallavolo, partite di calcetto, ovviamente fatte in, una, uh, in, un, in strutture precarie, quindi nel cortile della parrocchia. Con, uh, poi abbiamo cominciato ad avere una rete eh, vera e propria e quindi abbiamo cominciato ad allenarci con la rete. Adesso c'è un campo di calcetto abbastanza bellino, diciamo. Dai. Adesso eh. sì, adesso eh. abbiamo... Nella parrocchia campo... di Santa Lucia. Sì, 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 sì adesso. Porte... Il microfono perché sono, si sente, prego. Prima le porte le facevamo nei muri. Eh sì, Disegnavamo eh. e si faceva oh, con due piedi. Sì, ora sono un pochettino più... Magari si giocava con la pallina da tennis Sì, sì, con sì, la sì, facile, facile, terra. Infatti era, era diverso. Sì, infatti il centro sportivo diciamo, a Milano, a Torino, insomma, diciamo che da, anche possiamo dire dalle Calabrie in su è abbastanza organizzato perché le parrocchie hanno uh, strutture sportive ben organizzate. Quindi diventa facile poi aggregarsi ed usufruire con un guadagno da parte di entrambi, sia della delle società, delle associazioni, mm. dei consigli provinciali che riescono a dare un servizio buono ai soci, ma anche per quanto riguarda la, le parrocchie che ne hanno un introito, quindi introito che poi va a servizio dei poveri, a servizio del mantenimento delle strutture dove eh, si crea un po' di eh, lavoro anche per i giovani, quindi eh, a livello di segreteria, a livello di animatori, certo. a livello di... quindi diciamo è un indotto che il terzo settore, fa parte del terzo settore, che funziona diciamo, abbastanza bene. Da e poi, noi, per usare una frase fatta, insomma, si tolgono i bambini dalla strada. E poi si tolgono appunto i bambini dalla strada. che Questo è stato sempre il nostro obiettivo. Tant'è vero che l'anno scorso abbiamo anche fatto un progetto alla scuola di Mazzarrona dove per sei ore alla settimana in tre interventi andavamo a scuola a fare attività sportiva con i bambini e abbiamo curato questo progetto come capofila con l'Arci e le suore salesiane di. Eh, quelle vicino alla stazione, e diciamo che è stato un bel progetto perché sia i genitori sia i bambini ne ha, eh, si sono complimentati con noi e ne hanno tratto grandi benefici. Il nostro eh, diciamo, obiettivo principale sono i bambini e soprattutto le zone eh, meno eh, più pericolose, rispetto, diciamo, più disagiate. Più più disagiate sì. Eh, sì Paola Giunfrida voleva aggiungere qualcosa sì volevo aggiungere questo che il CSI dà la possibilità a tutti di poter accedere agli impianti sportivi e a fare sport anche a quelle persone che le società spesso non per cattiveria ma che eliminano perché non sono in grado di poter scendere in campo perché non possono fare competizione il CSI sta possibilità te la dà fa giocare tutti o si vince o si perde L'obiettivo è vincere, attenzione per tutti, però non è così importante. Si può anche giocare insieme, stare bene insieme. Sì. In Serie A c'è ecco, una grande società che ha un mantra, vincere non è, eh, è l'unica cosa, non è la cosa più importante, è l'unica cosa che conta. Non sì. è il caso, ovviamente, no. diciamo, del CSI. Diciamo, no, diciamo che ormai è cambiato un pochino la mentalità una volta, una volta il eh, CSI era. Uh, lo sport degli ultimi, dei salsicciotti, di quelli grossi, di quelli bassi, di quelli che non avevano la possibilità di andare a giocare. In altre squadre, ormai non è così perché lo vediamo nei nostri campionati dove i livelli sono molto alti, e, diciamo sia di competitività, sia di eh, sportività, sia di atletica. Ci sono, gente, sono atleti preparati, atleti bravi. Ma diciamo che non è come eh, in federazione dove magari se uno non è bravo viene messo da parte e non gioca mai. Ecco, noi tendiamo un pochino a far giocare tutti. Certo, non c'è un agonismo esasperato. Francesco Arsi, eh, puntualizziamo così anche che Paola Gionfrida è segretaria del CSI e Francesco Arsi, oltre ad essere entrambi comunque dirigenti all'Eurielo, hanno un ruolo dirigenziale all'interno del CSI. C'è una locandina lì, il 6 gennaio ci sarà un appuntamento importante. Vogliamo dire di cosa si tratta? Perfetto, allora il primo Memorial Antonio Leone, dedicato al Presidente che purtroppo è andato via da noi però resta sempre nei nostri cuori resta per problemi di salute stiamo cercando di dedicare un memoriale il 6 gennaio del 2017 presso la palestra Gradina si sfideranno tre squadre del campionato di CSI open femminile e sono una la Seven Francofonte una la Arier di Priolo e un'altra polisportiva Archimede di Priolo tutte e tre femminili Ora stiamo cercando di portare eh, tutto questo fatto in collaborazione anche con il telefono arcobaleno, eh, con la Rossa della Protezione Civile anche. Stiamo cercando di portare eh, come arbitro un pezzo importante, voglio, se possiamo chiamarlo pezzo da 90, anche, perché è un arbitro di Serie A, eh, dico il nome, eh, Gianluca Cappello, che è un arbitro di Serie A femminile, dell'Open Femminile. E molte persone lo conoscono lui eh, si ci trova in queste occasioni così è un arbitro siracusano è un arbitro di Sortino sì. È un della, di, provincia. della provincia e lui si trova eh, a fare queste cose a fare e, mm. dopodiché sto aspettando ora la risposta dalla FIPAB se ci danno il benestare per poter venire ad arbitrare questo Memorial sarebbe la ciliegina sulla torta sì, di, perfetto, sì, perfetto, di questo esatto. avvenimento esatto, esatto. E allora parliamo, visto che parlavamo di pallavolo femminile CSI, parliamo però dell'Eurialo. Eurialo che sabato sera ha colto un'importante vittoria, lei era lì a Comis sì. a seguire questa, questa partita, mentre vediamo che scorrono già le immagini della partita precedente, quella di dieci giorni fa in casa contro il Motuca, partita persa dall'Eurialo con il punteggio di 3-1, però c'è stato un immediato riscatto. La squadra eh, ha giocato una buona pallavolo e ha vinto credo con merito. No? Sì, mo con molto merito perché le ragazze hanno dimostrato molta forza d'animo e di cuore soprattutto. Non si sono mai arrese eh, perché eh, incontravano una squadra, il comiso ha eh, due squadre, una che milita in C e una che milita in, d, in Serie D. E molte alcune ragazze che eh, hanno giocato con la Serie D e eh, militavano in Serie C. E forse questo è stato anche il fatto che le ragazze le si sono incoraggiate di più combattendo con un avversario più forte ancora. E hanno tenuto duro, 7 su 7, hanno combattuto fino alla fine e hanno vinto con il cuore. Posso dire veramente: hanno vinto con il cuore. Hanno vinto, e grazie anche ai nostri tifosi. Eh, eh, Avevate anche i tifosi al seguito. Sì, sì, sì vengono sempre presto, o partita per partita. vengono eh, ricordiamo che la vittoria è stata al quinto set, primo set, e terzo set, a pannaggio del Comiso secondo, quarto e quinto, se non ricordo male, sì. per, per Leurielo, sì. giusto? Sì, Con esatto. 15-11 esatto. al tie break, quindi è stata una partita combattutissima. Sì, 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 molto combattuta. L'arbitraggio, eh, visto che stiamo parlando anche di arbitri, sì. come: essendo, essendo io a presidente degli arbitri, giudico, a parere mio. L'arbitraggio è stato alla testa della situazione, anche quando il clima. Eh, Dopo un po' si è fatto un po' caldo per via di qualche, fa qualche fallo che l'arbitro, che, che era femmina, ora non mi ricordo il nome, eh, qualche, ha dato qualche eh, fallo eh, fiscato alla squadra di casa, eh, che purtroppo non è mai condiviso dal pubblico, quando l'arbitro fischia a suo sfavore. Si sa. Eh, è si, <ride> si, si sa, sono le decisioni dubbie. Certo, certo. purtroppo, molte, molte persone che sono sugli sfatti quando un abitro fischia il fallo e eh, non è condiviso perché non conoscono il regolamento, e eh, in maggior ragione il, la squadra e il pubblico di casa vuole la vittoria. Vuole, non solo per questo, comunque, l'abitro è stato abbastanza bene. Comunque dal punto di vista dell'accoglienza Paola Gionfrida tutto è filato liscio, giusto? Siete stati accolti sì, bene dalla sì, società di casa? Siamo stati accolti benissimo, gente simpatica, disponibile. Scopriamo sempre nuovi amici, ex giocatori di pallavolo, anche loro che si, si attivano nelle società sportive. Veramente è un ambiente simpatico. Alla fine ci hanno fatti complimenti, nonostante abbiano perso, siano, sono stati all'altezza della situazione, comunque non, non ci hanno picchiato. Ecco, ah oh, vabbè, ci mancherebbe <ride> altro. Non penso che si sarebbe no, arrivato a no, tanto, no, prego. veramente persone squisite. Persone che vi hanno accolto sì, bene. Questo sì, è molto. importante sottolinearlo, prego sì, sì. Francesco Arsi. volevo aggiungere. Io volevo, sì, volevo dire questo: che, eh, noi abbiamo, facciamo campionati eh, Under 12, Under 13, Under 14, Under 16, Under 18 e serie D. La squadra della serie D è composta da un sola, una sola ragazza del 2000. E gli altri sono 2001 e 2003. Perciò Quindi sono la più vecchia tutte... in ogni caso è nata in questo millennio. Sì, è una sola. <ride> è una sola. Eh, sono tutte giovanissime. Il nostro programma è questo di portare avanti le giovani, di farle crescere e fare sempre qualcosa di buono. E comunque si stanno distinguendo, stanno giocando abbastanza bene, sono ragazze preparate. C'è stato la... lo scotto probabilmente dell'emozione nella prima partita, Questa, poi hanno sì. superato e questo poi, ostacolo. Abbiamo, abbiamo preparatori che sono abbastanza in campo. Sono, eh, abbiamo Lucas Gandurra eh, come tecnico della Serie D, ante 18, ante 16, abbiamo Salvo Draco eh, come ante 14 e poi c'è Norma, la brasiliana Norma Ruggero Sì, Norma Ruggero, brasiliana sì, sì. che è preparatrice delle Under 12, Argentina, Argentina, Under 12 sì. e Under 13 scusa, sì, Argentina. Sì, sì, Argentina scusa, sì. Norma, scusa <ride> Norma Ruggero, che salutiamo sempre comunque simpatica. Norma sì, Ruggero, certo, certo, certo. Eh, abbiamo provato a invitarla anche in trasmissione qualche volta, ma lei ci ha detto: in trasmissione non verrò mai. Non perché abbia qualcosa contro la tua trasmissione, ma proprio perché anche quando giocavo in Serie A, proprio quando vedevo le telecamere, vediamo, scappavo dall'altra parte. Non quindi... te lo prometto, ma vediamo se riesco a portarla io. Eh, vediamo, vediamo se, se ci riusciamo. Sarebbe sì, da un una scommessa, dai. Vediamo. Va bene, speriamo bene. Allora Va dai, bene. perché comunque. Norma Ruggero è una persona volevo... simpatica che sa lo scherzo, è disponibile sì. volevo far vedere ritornando un attimo a CSI la locandina sì. che stiamo preparando che è questa qua Locandina per quanto riguarda l'appuntamento del 6 gennaio esatto. 2017 esatto. che ricordiamo sarà un venerdì venerdì 6 gennaio esatto. 2017 sì, prima edizione tra l'altro con il Memorial sì. Antonino Leone di pallavolo femminile credo che fra qualche settimana, magari verso metà dicembre, queste locandine saranno affisse un po' in tutti i muri della città. Certo, senz'altro, senz'altro. Appena ho la conferma degli arbitri. Per pubblicizzare questo evento. Vogliamo ringraziare. Ecco. Prego, prego. facciamo dire al Presidente. Che... Sì, no, ringrazio sempre il professore Larrosa Rosario per la sua disponibilità. Quando chiediamo. Uh, la palestra per qualsiasi avvenimento del CSI si mette sempre a disposizione anche se sa che dovrà piangere perché noi chiediamo sempre pre prezzi piccolini come affitto e quindi la ringra lo ringraziamo per la grandissima disponibilità che sempre abbiamo da parte sua. Benissimo, siamo allora in chiusura di questa prima parte di trasmissione, io ringrazio il Presidente del CSI Elio La Spada, grazie per la sua presenza. Grazie a Paola Gionfrida, dirigente dell'Uriolo e segretaria del CSI, prego microfono. Grazie a voi per averci invitati. E grazie anche a Francesco Arsi dell'Uriolo Grazie e del arrivederci a tutti. Bene, pausa pubblicitaria, ci vediamo tra poco, parleremo come detto della Siraco di eh, tiro a bersaglio subacqueo, vi aspetto.